l'esperienza del 14 dicembre, l'amministrazione ha posto rimedio con queste barriere antisommossa recentissime di fronte al Senato italiano. Con poche mosse adesso è facile barricare il Senato. Quanto tempo dura il tuo sciopero della fame? Dal 4 giugno oggi sono 95 giorni, fino al 21 probabilmente arriveremo ai 110-112 giorni. Quanto sei dimagrito? Ho perso 22 kg, comunque da taglia 54 sono arrivato alla taglia 44. Però io nel DNA praticamente ho mio zio, fratello di mia madre, quindi detto che ha fatto 2 anni ad Auschwitz, quindi lui 2 anni lì non è, facevano lo sciopero a fame, lì non mangiavano proprio, è tornato a casa a 33 kg, quindi credo che con la ragione, pensando a un ideale di valori, la lotta può continuare tranquillamente. Certo che non starò qui 2 anni perché... Qualche bevanda zuccherata sì, però. Certo, lo zucchero, noi abbiamo la fortuna di avere, chiamiamo gli integratori, prendo l'acqua con... come si chiama, vabbè, sali minerali, potassio eccetera, e quindi insomma andiamo avanti, un po' di fatica ma andiamo avanti insomma. Io sono venuto qua il 4 di giugno a presentare in virtù della Costituzione italiana delle petizioni alle Camere, l'articolo 50 permette ai cittadini che anche in caso di necessità possono sicuramente presentare le petizioni alle Camere, che è quello dell'abbattimento di costi della politica per 70 miliardi di euro, l'abbiamo ben documentato, ed da quel giorno noi abbiamo avuto dopo circa 30 giorni un incontro con il capo di gabinetto Alberto Sodia, capo di gabinetto e presidente della Camera dei Deputati, il quale ci ha detto che i deputati non prestano giuramento alla Costituzione italiana, non essendo... essendo solo cittadini italiani con la bandiera, non essendo presentati all'interno del partito, dobbiamo assolutamente, per farci ascoltare, portare 3 milioni di cittadini qui per farci rispettare. E allora io ho girato lo sciopero da fame nei confronti dei cittadini italiani, la classe sociale più debole, che sono più di 22 milioni che stanno pagando questa crisi sociale, dove praticamente non c'è una strutturazione, un debito pubblico, siamo il terzo debito pubblico al mondo. Al momento di questo stiamo informando affinché la gente prenda in mano la bandiera italiana e venga il giorno 21 di settembre, come è successo in Islanda, ad presidiare i due rami del Parlamento, chiedere al Presidente della Repubblica di fare una nuova legge elettorale con le due Camere e dopo andare alle nuove elezioni e far sì che il popolo entri in una democrazia diretta, cioè una democrazia sopra le istituzioni. Tu hai molta fiducia nel popolo italiano? Certo. Certo. Ho molta fiducia. Allora, scusa, mi spieghi una cosa. Come ha fatto sto popolo a votare Berlusconi, dal tuo punto di vista? È ammagliato da 25 anni dai mass media e dalle televisioni, cioè praticamente il potere economico ha creato il Grande Fratello, ha creato tutte quelle trasmissioni che le ha fatte addormentare nel consumismo completo. Se abbiamo uno Stato che finanzia un gatta e vinci, che è la peggio gioco d'azzardo, e va a rovinare la povertà ancora peggiore rispetto agli italiani, quindi presumo che hanno necessità, non si può parlare solo di bandiera italiana nel momento del 2 giugno, del 25 aprile o del 1 maggio, ma bisogna assolutamente creare una cultura di un popolo che voglia bene il proprio paese. Loro l'hanno addormentato, in questo sistema riusciamo a svegliarlo, come ha fatto Gandhi quando ha fatto lo sciopero a fame in un'assimilazione di tutte le etnie, poterli unire in una grande India. Qui bisogna assolutamente cercare di riunire il popolo per prendersi il paese che è stato distrutto economicamente e anche socialmente. Non c'è un futuro per i nostri giovani, questo è il problema. Buona fortuna. Grazie, grazie a voi. I varchi ai principali centri del potere sono sbarrati. Grazie.
Ciao. Senti, scusa, ma la manifestazione di oggi è per? Per appunto manifestare tutto il nostro disappunto contro questa manovra del governo che si liberalizzare appunto i lavoratori, le piccole aziende. Allora, se una persona è intelligente, mi lasci finire, basta leggere l'articolo 1 della Costituzione italiana, perché certo, tutto è anticostituzionale. Sì, certo, in Italia siamo un po' alla frutta, ma io vedo bandiere USB, sì, che vuol dire Unione Sindacati di Base. C'è un orientamento politico rispetto, cioè c'è l'altra manifestazione qua vicino, la CGIL, come... Ma come... l'orientamento politico penso che in questi casi non conti, conti soltanto appunto fare unione tra tutti i lavoratori per dimostrare che il lavoro è una cosa importante, lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Questa è una cosa molto importante. Sono perfettamente d'accordo con te. No, volevo solo capire come mai in Italia in un momento così critico si fanno più manifestazioni, se c'è, se tu ti senti solidale con la manifestazione della CGIL di oggi. Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, perché dentro il sindacato, almeno rispetto al vecchio schema della triplice, c'è stata una fattura da paura, insomma. Beh, guardi, come dice lei, la triplice non esiste da parecchio tempo, però questo è un discorso che va al di là della manifestazione di oggi, non penso che sia importante o meno. L'importante è essere qui e dimostrare appunto... Palla di vetro, quanto ci vuole a liberarci Berlusconi? 6 mesi? 6 mesi? Speriamo. Ok. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Che bandiera è questa? È la bandiera di Cuba. Di Cuba? Di Cuba, sì. Siete filo cubani? Siamo filo cubani e siamo qui presenti in questo corteo, che è un corteo comunque direttamente sindacale, per esprimere la nostra solidarietà ai 5 prigionieri cubani dell'antiterrorismo cubano che hanno operato 13 anni fa in America, d'accordo con i servizi segreti americani, in funzione di scoprire quelli che facevano gli attentati a Cuba, e poi sono stati imprigionati dagli americani. È 12 anni che stanno in galera in America per aver fatto antiterrorismo. E quindi c'è pure questo tema, oltre ai temi nazionali. Già anche a questo tema abbiamo voluto essere presenti, perché queste persone sono 12 anni e sono ingiustamente recluse, carcerate. Hanno fatto antiterrorismo, allora nel paese che fa dell'antiterrorismo la sua bandiera, chi ha fatto antiterrorismo sta in galera. Buona fortuna. Grazie. Arrivederci. Telecom Italia è diventata, come tutte le altre aziende strategiche in questo paese, come anche la Fiat, che ha l'ultimo dei suoi interessi, quello di produrre delle automobili, anche Telecom Italia è un'operazione finanziaria dove ci sono dirigenti ricchissimi, sparicchi, che si prendono le stock options miliardarie, anche se non raggiungono gli obiettivi. Mandiamo a casa Berlusconi, ma mandiamo a casa CGL, CISL e UIL, mandiamo a casa Bersani, perché noi non abbiamo interesse ad avere Profumo come prossimo premier di un governo d'alternativa di centro-sinistra, con cui Fassino voleva mettersi su la sua banca, la banca del suo partito. Avete già vinto il referendum. Abbiamo vinto, ma bisogna applicarlo quello che abbiamo vinto. Ah, perché dici fregatura nell'aria? Tipo? Tipo che per esempio le tariffe, che devono essere diminuite del 7%, nessuno le vuole diminuire perché con una scusa o con un'altra. Ah. Oppure vogliamo andare avanti con le liberalizzazioni. Ma insomma, ogni volta che votiamo un referendum, questo paese è come se non l'avessimo votato. Invece? Noi vogliamo che sia applicato e quindi continueremo con le vertenze locali. Localmente cerchiamo di farla applicare. Ho capito. Ciao. Ciao. E chi ce l'ha buttato?
quello non serve a un cazzo, ha rovinato solo Roma. Stanno i pirati. Certamente, noi siamo ribelli a tutto, non riconosciamo niente, quindi più pirate noi. Più pirate di voi. Certo. La CGL non era il caso oggi, no. Io ci sono stato da ragazzino in CGL, poi quando la CGL firma tutti gli accordi, perché io faccio sindacalista, a parte pirare il gioco, quando firma gli accordi nelle aziende e butta fuori la gente, li firma la CGL, non li firma Lusi. Loro sono molti servizi, rischio di licenziamento per accordi firmati da CGL. Ecco. Poi scegliete quale azienda volete, vi racconto tutti i fatti della CGL. E quindi c'è una ragione per cui oggi certo, stanno due puoi dire l'8 noi non scendiamo perché contestiamo l'articolo 8 e poi dopo invece firmano accordi sindacali all'interno dei posti di lavoro per licenziare i lavoratori. Perché se gioca, se gioca. Come dice, fatto uno sciopero unitario tutti assieme, ma se quando con chi sta svendendo i lavoratori all'interno delle aziende. Ok, grazie. Prego. Ciao. In fondo è stata una bella manifestazione. Ma ora stavi guardando la statua? Stavo guardando lì il danno che è stato fatto l'altra notte. L'altra notte, era mattina mi sembra. Dice che l'hanno preso, era uno sì, che aveva bisogno di aiuto. Ma insomma oggi questa manifestazione, quella della CGL? Quella della CGL non l'ho vista. Comunque qui la situazione va abbastanza bene. Pacifica, sì, non sono proprio tanti, no. Ho visto qualche palla di vernice, sì, che non so se l'hai ripresa. L'ho ripresa. C'era pure un bel manifesto sul portone con... Ah, quello dell'UGL? No, quello dell'Uccello con Berlusconi e Sacconi. Non l'ho visto, lo vedrò nel video. Sì.
farsi prendere in giro quelli che non sono distaccati, quelli che non sono legati agli affari, e poi il sindacato che fa parte del comitato d'affari, da una che dice ieri per allora lo sciopero, ma poi denunciamo la colpa del 28 di giugno. Il 28 di giugno di quale anno? Il 28 di giugno. In questo paese. La situazione in questo paese è che la stampa, i commentatori politici, il mondo dei politologi, tutti quanti più o meno ci dicono che c'è la crisi. Stanno caricando, stanno tirando la roba alla polizia. D'accordo, per far caricare il corteo. È chiaro questo? Cioè, c'è qualcuno dentro? Sì, quelli lì, vestiti di nero, quei ragazzi. Quei ragazzi. Allora, vai a riprendere. Tu riprendimi, vai a riprendere quelli. Stanno tirando la roba alla polizia. Inglese, dice, inglesi americani, dimentichiamo fra i paesi canaglia, cioè un islandese per un periodo quando arrivava a Londra o New York non poteva avere visto, lo mettevano lì insieme a quelli di colore, agli arabi, i famosi incolinatori di terrorismo e via dicendo, perché? Perché hanno detto noi non parliamo di tempo. Ma poi alla fine hanno dovuto risparmiare a fare il libro. Questo è vero, l'Islanda non lo paga, non lo ha pagato, non lo pagherà. E in Italia, dove abbiamo la posizione parlamentare, il famoso partito democratico, dove abbiamo Paolo Pozzoni, Di Pietro, dove abbiamo tanta gente. Qualche momento di tensione si è avuto durante il secondo corteo dei sindacati di base, partito dai fori imperiali e arrivato in piazza Navona. Alcuni manifestanti hanno tirato uova contro sedi istituzionali e dell'UGL e contro alcuni agenti di polizia.